Signorini sole l'effettente e raccomandata? La replica di Alfonso Spiazza. Alfonso Signorini, rispondendo ad alcune domande dei lettori di Chi Magazine, si è pronunciato su alcuni temi relativi al Grande Fratello VIP. In particolare ha detto la sua su Sole le sorge, replicando a due lettere di due telespettatrici. Trattasi di missive agli antipodi, nella prima si sono tessute le lodi dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Tanto che la giovane è stata paragonata a una sorta di Amanda Lear contemporanea. Nella seconda invece ci sono state critiche feroci nei confronti dell'italo-americana. Descritta come una fetente, prima donna a cui tutto è concesso e raccomandata. Il direttore di Chi Magazine, nel rispondere alle due lettrici, ha sottolineato che Sole ha una personalità forte. Caratteristica tipica che porta il pubblico a spaccarsi. Dalla serie o la si ama o la si odia. Signorini ha però aggiunto che chi è in possesso di una simile tempra lascia sempre un segno dietro di sé. Per questo, il conduttore nutre la convinzione che nel mondo dello spettacolo Sole le farà strada. Ne sono assolutamente convinto, ha ribadito il giornalista. Signorini e i ritocchini dei concorrenti al GF VIP a fondo del conduttore. Altro tema trattato dal demiurgo del Grande Fratello VIP è stato quello della plastica e dei ritocchini estetici. In realtà una lettrice ha osservato che nella casa più spiata d'Italia c'è un alto consumo di plastica. Il che non è un buon esempio, senza far menzione alla chirurgia. Oltre a ciò, è stato consigliato a Signorini di far cazzare meno i concorrenti. Fateli lavorare, la chiosa dell'autrice della lettera a cui il direttore di Chi ha replicato in questo modo. Cara lettrice, ha ragione lei. Al Grande Fratello VIP c'è troppa plastica. E non solo in pattumiera, un caro saluto. Evidente la stoccata a chi ha ricorso alla chirurgia plastica tra gli inquilini. Inutile mettersi a fare gli elenchi, chi ha fatto uno smodato uso del bisturi tra i partecipanti al GF VIP è sotto gli occhi di tutti. Per quel che riguarda Soleil, invece, è più che vero che è una personalità divisiva. Oltre al pubblico, ha diviso anche i concorrenti della casa più spiata d'Italia. Pare proprio che Signorini la sappia lunga e chissà che ci azzecchi anche sul futuro della giovane. 2. Barbara D'Urso e Panicucci, una salva, l'altra fuori. Come cambia Canale 5? Federica Panicucci e Barbara D'Urso, già da gennaio 2022, fuori da Mattino 5 e Pomeriggio 5. La voce è stata messa in circolo da Dagospia nei giorni scorsi, non trovando conferme ma neppure smentite. La situazione pare abbia avuto un'evoluzione. Con i vertici Mediaset che avrebbero corretto un poco il tiro su una delle due regine di Canale 5. A illustrare il quadro aggiornato è Francesco Canino, giornalista esperto di dinamiche e retroscena televisivi. Secondo Canino a salvarsi sarebbe la D'Urso, che da gennaio, dopo le feste natalizie, dovrebbe tornare in sella al talk feriale pomeridiano. Non dovrebbe invece riprendere il timone di Mattino 5 e la Panicucci. Voci da Cologno. Dovrebbero chiamarsi Mattino 5 News e Pomeriggio 5 News le versioni natalizie di Mattino 5 e Pomeriggio 5, con Francesco Vecchi e Simona Branchetti. Salvo colpi di scena last minute, confermata l'uscita della Panicucci, mentre Barbara D'Urso tornerà a gennaio.
Questo è il tweet con cui il giornalista canino ha spiegato le ultime mosse della dirigenza della rete ammiraglia del Biscione. Per il momento, quindi, la conduttrice campana può tirare un sospiro di sollievo. Diversa la situazione di Federica Panicucci, che rimane comunque sotto contratto Mediaset. Laddove si è confermata la sua fuoriuscita da Mattino 5, resta da capire dove sarà ricollocata. La rivoluzione di Mediaset, perché si stanno via via tagliando conduzioni storiche. A Mediaset, da quest'estate, c'è in atto una vera e propria rivoluzione. Pier Silvio Berlusconi è stato chiaro quando ha dettato la nuova linea stop all'infotainment. Non è più tempo di show in cui si mescola cronaca, gossip e quant'altro. La prima vittima è stata Barbara D'Urso, che si è vista tagliare Domenica Live. Live non è la D'Urso in un sol colpo. Quando furono annunciate le archiviazioni dei due talk, i più attenti notarono che Federica Panicucci a Mattino 5 faceva anche l'infotainment. Eppure era stata confermata. Ora però, proprio per via del diktat aziendale, è probabile che dovrà lasciare la trasmissione mattutina a Francesco Vecchi. Giornalista professionista che si dedicherà principalmente alle news. Inoltre i vertici di Cologno Monzese stanno conducendo una politica molto mirata sulle retribuzioni. Anche qui c'è già stata una vittima illustre, Alessia Marcuzzi. Alla presentatrice romana è stato chiesto di condurre un paio di programmi. Ma le sue richieste economiche non avrebbero trovato il benestare dell'azienda. Così dopo 25 anni di onorato servizio, la Pinella si è ritrovata orfana di qualsivoglia show. Banalmente non siamo più soliti fare dei contratti di rete in esclusiva a prescindere dal prodotto che va in onda. Facciamo contratti a chi ha prodotti in onda. Alessia si è trovata senza un prodotto, commentava Pier Silvio Berlusconi a margine della presentazione dei palinsesti Mediaset quest'estate. Federica Panicucci e Barbara D'Urso, già da gennaio 2022, fuori da Mattino 5 e Pomeriggio 5. La voce è stata messa in circolo da Dagospia nei giorni scorsi, non trovando conferme ma neppure smentite. La situazione pare abbia avuto un'evoluzione. Con i vertici Mediaset che avrebbero corretto un poco il tiro su una delle due regine di Canale 5. A illustrare il quadro aggiornato è Francesco Canino, giornalista esperto di dinamiche e retroscena televisivi. Secondo Canino a salvarsi sarebbe la D'Urso, che da gennaio, dopo le feste natalizie, dovrebbe tornare in sella al talk feriale pomeridiano. Non dovrebbe invece riprendere il timone di Mattino 5 e la Panicucci. Voci da Cologno. Dovrebbero chiamarsi Mattino 5 News e Pomeriggio 5 News le versioni natalizie di Mattino 5 e Pomeriggio 5, con Francesco Vecchi e Simona Branchetti. Salvo colpi di scena last minute, confermata l'uscita della Panicucci, mentre Barbara D'Urso tornerà a gennaio. Questo è il tweet con cui il giornalista Canino ha spiegato le ultime mosse della dirigenza della rete ammiraglia del Biscione. Per il momento, quindi, la conduttrice campana può tirare un sospiro di sollievo. Diversa la situazione di Federica Panicucci, che rimane comunque sotto contratto Mediaset. Laddove sia confermata la sua fuoriuscita da Mattino 5, resta da capire dove sarà ricollocata. La rivoluzione di Mediaset, perché si stanno via via tagliando conduzioni storiche. A Mediaset, da quest'estate, c'è in atto una vera e propria rivoluzione.
Ieri Silvio Berlusconi è stato chiaro quando ha dettato la nuova linea stop all'infotainment. Non è più tempo di show in cui si mescola cronaca, gossip e quant'altro. La prima vittima è stata Barbara D'Urso, che si è vista tagliare domenica live non è la D'Urso in un sol colpo. Quando furono annunciate le archiviazioni dei due talk, i più attenti notarono che Federica Panicucci a Mattino 5 faceva anche l'infotainment. Eppure era stata confermata. Ora però, proprio per via del diktat aziendale, è probabile che dovrà lasciare la trasmissione mattutina a Francesco Vecchi. Giornalista professionista che si dedicherà principalmente alle news. Inoltre i vertici di Cologno Monzese stanno conducendo una politica molto mirata sulle retribuzioni. Anche qui c'è già stata una vittima illustre, Alessia Marcuzzi. Alla presentatrice romana è stato chiesto di condurre un paio di programmi. Ma le sue richieste economiche non avrebbero trovato il benestare dell'azienda. Così dopo 25 anni di onorato servizio, la Pinella si è ritrovata orfana di qualsivoglia show. Banalmente non siamo più soliti fare dei contratti di rete in esclusiva a prescindere dal prodotto che va in onda. Facciamo contratti a chi ha prodotti in onda. Alessia si è trovata senza un prodotto, commentava Pier Silvio Berlusconi a margine della presentazione dei palinsesti Mediaset quest'estate.